Buongiorno e buona domenica. Dallo studio del sindaco a Via Campitelli, nel comune di Portici, facciamo un aggiornamento sulla vicenda Covid-19 che ha riguardato ultimamente due cittadini residenti a Portici. Pochi minuti fa ho sentito entrambi i cittadini, sono ricoverati al Cotugno. Sono in ottime condizioni di salute, quindi sono in fase avanzata di guarigione. Siamo riusciti, anche attraverso un contatto frequente, a stabilire con una certa attendibilità quali sono state le cause del contagio e con certezza possiamo dire che il contagio non è avvenuto nella nostra città. Ma le persone, una delle due persone è stata contagiata da persona non residente a Portici, che tra l'altro è stata sottoposta a tampone, quindi siamo riusciti a comprendere, pur non essendo un residente della nostra città, quali sono state le cause del contagio. Fortunatamente queste due persone stanno bene, la terapia che era cominciata circa sabato scorso sta facendo i suoi effetti, dopo vi dirò con maggior dettaglio, anzi pubblicherò sotto i commenti di questa diretta il messaggio che mi ha mandato il dottor Atripaldi, che è il direttore del laboratorio del Cotugno, il quale mi ha notiziato con termini appropriati dal punto di vista medico e sanitario qual è lo stato di salute delle nostre due persone ricoverate al Cotugno. Ne approfitto per dire che la grande professionalità dei medici del Cotugno oramai, insomma, è riconosciuta a livello internazionale, ma in particolare vorrei ringraziare per il loro operato il dottor Fiorentino e il dottor Parrella, entrambi di un reparto del Cotugno. Il dottor Fiorentino, tra l'altro, l'ho conosciuto, è un bravissimo pneumologo, molto giovane. Quindi è una delle eccellenze, insieme al dottor Parrelli, a tantissimi medici del Cotugno e degli ospedali napoletani, sono tra le tantissime eccellenze che abbiamo nella nostra sanità e che faremmo bene spesso a promuovere e a reclamizzare, perché dopo la vicenda Covid ci siamo accorti che non siamo inferiori a nessuno e che ci hanno raccontato unicamente qualche cosa che aveva a che fare con un pregiudizio e che riguardava il fatto che al meridione non si potesse fare livello di eccellenza in tanti settori della pubblica amministrazione, ma anche, diciamo, della vita imprenditoriale, professionale e civica. Quindi il Covid ci restituisce una verità storica che era stata negata per tantissimi anni. Gli auguri quindi di pronta guarigione ai nostri due cittadini che ho sentito, che ho salutato a nome di tutta la nostra comunità e speriamo presto di poterli riavere a Portici in buonissime condizioni di salute, in modo di poterli reintegrare nella nostra comunità a pieno titolo e soprattutto con la gioia di riaverli presso le strade della nostra città. Qualche notizia di carattere civico e istituzionale. Allora, settimana siamo riusciti a sbloccare tutta la vicenda che riguarda il pagamento degli assegni di cura. Gli assegni di cura vengono erogati, sono proprio dei soldi che vengono erogati a delle persone con gravissime disabilità e con gravi disabilità, che vengono riconosciute tali dall'unità di valutazione integrata, cioè da una visita medico-collegiale che si fa nelle UVI, che significa unità di valutazione integrata a cura delle ASL, quindi c'è una valutazione integrata da parte di un collegio medico integrato con i servizi sociali del comune, i quali riconoscono sulla base di una scala Bartella il livello di gravità di un handicap da parte di un soggetto con particolare disabilità. La disabilità non è qualcosa da respingere, la disabilità è qualcosa da includere, perché i diversamente abili spesso sono persone molto più sensibili, molto più abili di quanto un normodotato possa immaginare possa essere. E quindi evitiamo di offese nei confronti dei disabili, evitiamo, diciamo, di
approfittare del loro stato di difficoltà dal punto di vista della menomazione fisica per poterli colpire anche con linguaggi e atteggiamenti violenti. Evitiamo che soprattutto rappresentanti delle istituzioni possano lasciarsi andare a battute del tutto, diciamo, inopportune, dicendo praticamente, come qualcuno ha fatto, dicendo che i disabili gli fanno schifo, o gli fanno impressione. Cioè, noi dobbiamo cercare di favorire una società dell'accoglienza, dell'inclusione, una società della solidarietà. E ogni nostro fratello, nostra sorella, che può essere una persona diversamente abile, deve essere inclusa e deve sentire forte il senso di una comunità che li integra, li accoglie e certamente non li respinge e non li discrimina. Quindi l'assegno di cura fatto dalla Regione Campania, in concorso con ogni comune, in particolare col nostro comune, riguarda Portici 59 cittadini, quindi sono 59 famiglie che ricevono un assegno mensile che deve servire proprio a curare le persone diversamente abili con gravissime disabilità. Diamo anche qualche notizia di carattere sociale. Nel mese di luglio si sono state completate i cosiddetti buoni spesa. Abbiamo erogato a circa 600 famiglie dal mese di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, o credo forse dal mese di aprile, aprile, maggio, giugno e luglio, cioè per 4 mesi sono stati erogati buoni spesa a circa 600 famiglie. Sono terminati quindi i buoni spesa, siamo stati uno dei comuni che li ha erogati, diciamo, per un tempo lungo, ovviamente con le risorse che avevamo avuto a disposizione. E stiamo pensando anche di fare una cosa che a me appassiona particolarmente, che credo sia di grande significato dal punto di vista della socializzazione che una comunità deve avere rispetto ai nuovi arrivati, ai nuovi nati. Stiamo pensando di stabilire una sorta di bonus Covid per i bambini nati dal 1 gennaio 2020 senza distinzione di reddito, come se fosse proprio un vero e proprio regalo che fa l'amministrazione, che fa la nostra comunità, ad ogni bambino che è nato nel 2020, quindi nell'anno del Covid, gli facciamo un dono e doniamo alle famiglie un buono con il quale possono essere spesi presso farmacie o parasanitari. Stiamo immaginando anche qualche altra forma, diciamo, di spesa di questo buono, che è una sorta proprio di accoglienza che facciamo nei confronti di questi nuovi nati, di questi cittadini, di questi bambini che sono venuti ad allietare la nostra comunità e in qualche modo le hanno garantiranno il futuro della nostra comunità, perché solamente attraverso nuovi nati si garantisce il futuro di una comunità, delle nostre città. Ancora notizie di carattere sociale, credo che nei prossimi giorni dovrebbe partire anche una sorta di bonus idrico della Gori, un bonus idrico, una sorta di bonus Covid, che riguarderà una serie di agevolazioni tariffarie e di bollettazione, e abbiamo sobbarcato i nostri ottimi servizi sociali anche di questo procedimento. Ovviamente bisogna capire, i cittadini devono capire che non possono avere in tempo reale tutte le risposte, perché le iniziative che sono state messe in campo sono tante e le persone che lavorano nei servizi sociali non è che si sono quadruplicate, sono sempre le stesse, tra il segretariato sociale, la cooperazione e soprattutto le assistenti sociali, che ringrazio molto insieme alle ragazze del segretariato, stanno facendo un lavoro immane che parte dai buoni spesa, ai bonus idrico, agli assegni di cura, ai bandi fitti. La Regione Campania, io ringrazio molto il Presidente De Luca, la Giunta regionale, la Regione Campania ha deciso di erogare ulteriori risorse per il bonus fitti Covid. Integrando questo bonus fitto Covid, quindi per delle famiglie con dei requisiti specifici e particolari, credo che siano circa 390 le famiglie che hanno fatto richiesta al Comune di Portici, si sta completando tutta la procedura e contemporaneamente c'è anche il cosiddetto sostegno ai canoni di locazione, che è quello tipico della legge 431. Ovviamente chi percepirà la legge 431, il bonus della legge 431, cioè il sostegno al canone della legge 431, non potrà avere contemporaneamente il bonus fitti Covid,
perché ovviamente sono due misure che si sovverrebbero e non sarebbe giusto. Quindi questo significa che questo, diciamo, allineamento per verificare se le stesse famiglie possono percepire, hanno i requisiti per percepire entrambi le misure, ovviamente ha bisogno di un po' di tempo, bisogna fare una serie di verifiche, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma questi soldi già sono stanziati da parte della Regione e arriveranno nelle tasche di queste famiglie e di questi cittadini. È un'altra misura molto importante, il Presidente De Luca sta mostrando non solo una grandissima capacità dal punto di vista della gestione dell'emergenza e della parte più acuta della pandemia, ma sta mostrando con il piano sociale, con questo enorme piano sociale voluto dalla Regione Campania con circa 1 miliardo di euro investiti, sta mostrando, diciamo, che la ripresa, la cosiddetta fase 2, quella anche fase 3, non è qualcosa di effimero, ma è qualcosa di reale che sta andando direttamente nella percezione delle tasche dei cittadini. Altro tema e concludo, il tema dei lavori del lungomare. I lavori del lungomare stanno proseguendo. Nelle prossime settimane, probabilmente dovremmo, d'intesa con la Regione, dovremmo fare un nuovo stanziamento, approvando un progetto che riguarda anche tutti gli interventi di difesa costa, cioè dovremmo rifare, totalmente tutte quelle parti, diciamo, quelle scarpate che, separano le spiagge dalla strada, quindi dalla passeggiata, che sono, diciamo, interventi veri e propri di carattere strutturale, quindi abbisognano, diciamo, di studi e soprattutto di soldi. E poi dovremmo fare un intervento d'intesa con la Regione, perché la competenza sarebbe demaniale e regionale, per riallineare la scogliera sommersa che fu realizzata moltissimi anni fa, prima ancora che fosse in contemporanea con la realizzazione del tubo, del cosiddetto collettore fognario, e molta gente fa sempre confusione. Quei lavori sono nati non per la riqualificazione, quei lavori sono nati fondamentalmente per un altro tipo di esigenza, quella diciamo fognaria. Il collettore che fu realizzato è un grande tubo che è a valle della ferrovia. Quindi è una cosa completamente diversa dagli interventi di riqualificazione. Quindi va fatta una grande distinzione. La riqualificazione è avvenuta in un secondo momento e la proseguiremo, la porteremo a termine così come stiamo facendo, ovviamente evitando, diciamo, di appesantire una serie di risposte che siamo costretti a dare spesso e volentieri da una serie di persone i quali, diciamo, si inventano ingegneri o direttori dei lavori. Chiariamo un concetto, le ditte, almeno in questa amministrazione, vengono pagate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sui contratti. Che cosa sono gli stati di avanzamento dei lavori? Gli stati di avanzamento dei lavori, lo dice la parola stessa, sono, diciamo, le contabilità relative ai lavori effettuati in un determinato periodo di tempo. La ditta presenta questa contabilità dei lavori, il direttore dei lavori la valida. Il RUP valida e va a verificare se i lavori sono stati effettuati, dopodiché vengono pagati i lavori cosiddetti che hanno avuto un avanzamento, cioè che sono stati realizzati. Ovviamente la ditta ha tutto l'interesse a finire presto i lavori, perché più presto finisce i lavori, più avanzano i lavori e più presto prende soldi. Siccome la ditta paga gli operai che lavorano, non avrebbe interesse a mettersi un sacco di tempo su un cantiere, perché continuerebbe ad avere una serie di spese senza incassare i soldi relativi ai cosiddetti stati di avanzamento. Quindi le modalità con cui avvengono i lavori su un cantiere non sono questioni che decide l'amministrazione comunale, decide la ditta sulla base delle esigenze. Tra l'altro, da quando c'è questa storia del Covid, i problemi di carattere di sicurezza sui cantieri sono diventati ancora più gravi e più gravosi dal punto di vista anche economico. Quindi un po' di calma, un po' di pazienza, evitiamo sempre di fare, diciamo, come dire, polemiche, censori di varia natura, cioè ognuno facesse il suo mestiere. Ci sono persone che hanno studiato per anni per poter fare, poi capita pure a loro di sbagliare, sbagliano anche loro, ma questo non significa che ognuno di noi si improvvisa ingegnere o si improvvisa architetto o si improvvisa direttore dei lavori e si mette a spiegarci praticamente quanti operai ci vogliono, quante persone devono lavorare, quanto tempo ci mettono. Cioè, i tempi sono quelli che ci saranno necessari, speriamo che
L'anno prossimo possiamo avere il nostro lungomare riqualificato e le nostre spiagge fruibili per tutti quanti. Quest'anno un po' di pazienza, cerchiamo di evitare atteggiamenti e comportamenti che non servono a nessuno, cioè sfidare le regole, infrangere le regole, sfidare le istituzioni non serve a niente, se non a beccarsi qualche multa, qualche denuncia, oltre diciamo a fare la figura dell'incivile che si è quando si fa una cosa del genere. Quindi, credo di aver detto più o meno tutte le cose che volevo dirvi stamattina. Voglio lasciarvi augurandovi una buona domenica. Voglio rassicurarvi sullo stato di salute di questi cittadini e voglio continuare a dirvi che il virus, purtroppo il Covid-19, non è del tutto scomparso. Ce lo dicono anche i dati regionali: è molto basso il numero dei contagiati, ma c'è ancora. Ieri, praticamente, se non ricordo male, c'erano 15 positivi in Regione Campania. 15, 14, 15 nuovi positivi in Regione Campania, quindi 15 è un numero basso riferito a un numero, però sono i nuovi contagiati, che significa quindi che ci si contagia ancora. E guardate, dobbiamo fare, continuare a fare grande attenzione, noi dobbiamo riprendere i nostri ritmi di vita, dobbiamo riprendere una certa normalità della nostra vita, ma dobbiamo, diciamo, farlo con delle nuove regole di comportamento. Io non smetterò mai di dirlo. Cerchiamo di fare attenzione. Ed è inutile che puntiamo sempre il dito sugli altri. Cioè, tipo scrivere sindaco a Piazzale Brunelleschi stanno tutti quanti in un assembramento. Ma mica solo a Piazzale Brunelleschi. Dappertutto ci sono assembramenti, ci sono persone che circolano. Tra l'altro non c'è più l'obbligo di utilizzare la mascherina per strada. La mascherina deve essere utilizzata solamente nei luoghi chiusi. E purtroppo io noto che anche nei luoghi chiusi c'è una certa resistenza a indossare la mascherina. Diciamolo con chiarezza, i governi, le autorità non è che hanno dato un messaggio chiaro, hanno fatto passare un messaggio in cui anche noi, che siamo i rappresentanti territoriali delle istituzioni, abbiamo compreso che c'era una sorta di via libera a tutti. E quindi anche i nostri controlli sono diventati, diciamo, i nostri controlli, quelli delle forze dell'ordine sono diventati molto meno invasivi di 3 mesi, 2 mesi, un mese fa. E invece dobbiamo cercare di fare attenzione perché ognuno di noi, insomma, si è puntato prevalentemente sul fatto che la coscienza di ognuno di noi ci porta ad essere in qualche modo responsabili dei nostri comportamenti, quindi verso noi stessi e verso gli altri. Quindi continuiamo ad avere quella cautela e quella prudenza che ha fatto della popolazione campana e in particolare di quella porticese un esempio in Italia. Cerchiamo veramente di fare grande attenzione. Non sbrachiamo totalmente i nostri comportamenti ritornando a quelli pre-Covid, continuiamo ad avere un atteggiamento di attenzione e di rispetto verso il rischio, perché questo è importante. Noi dobbiamo avere attenzione e rispetto verso il rischio da contagio. Quindi, buona domenica, vi aggiornerò presto sulle nuove risultanze che avremo sullo stato di salute di questi due cittadini, ma le previsioni e le notizie che abbiamo avuto, ufficiali e certe, sono notizie e previsioni che ci lasciano immaginare diciamo una certa positività nella previsione che tra non molto questi nostri due cittadini ritorneranno nella loro abitazione a Portici e potranno rifrequentare la nostra comunità, che saranno perfettamente e totalmente guariti. Quindi buona domenica, facciamo attenzione e sempre viva la nostra città di Portici.